Ora l'andamento dell'epidemia in Italia, continuano ad aumentare i nuovi casi, 306 in 24 ore. Roberta Badaloni. Una sola regione è la Valle d'Aosta con zero nuovi casi. Nel resto d'Italia il Covid continua a contagiare, 306 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri, 82 in Lombardia. Sono 16 invece in Campania, per la quale il presidente De Luca si dice pronto a chiudere i negozi dove addetti e clienti girano senza mascherina. Sabato annuncia sui social nuova valutazione con la task force su ulteriori misure di prevenzione. A Capri nessuna criticità, spiega il sindaco dopo che tre giovani romani al rientro a casa da una vacanza sull'isola sono risultati positivi, in isolamento gli altri componenti della comitiva. Una svolta intanto sul fronte delle cure attraverso l'utilizzo di anticorpi cosiddetti monoclonali, ossia isolati nel sangue dei guariti e poi clonati, realizzati con successo anche i primi anticorpi sintetici. Cioè costruiti in laboratorio con tecniche di ingegneria genetica. Noi li costruiamo perché sappiamo farli, indirizzarli in maniera precisa contro un target, contro un sito caratteristico. Immaginiamo il virus come una persona, noi possiamo costruire questi anticorpi che si attaccano sulla testa per colpire la testa. Possibile una seconda ondata in autunno, servirà velocità e determinazione nel circoscrivere i focolai, dice il ministro della Salute Speranza. L'America Latina impotente di fronte al dilagare del Covid. 4 milioni.